Oggi vedremo una super operazione di uno studente corsista, ormai vero e proprio trader che fa parte di Airforex da circa 10 anni, che si chiama Piercarlo, che avete già conosciuto su questo canale, che è qui con me e che saluto. Ciao Piercarlo. Ciao Arduino, ciao a tutti. Allora, Pier, dobbiamo spiegare prima perché tu possa spiegare quello che hai fatto, un super trade, potremmo chiamarlo. Diciamo che qualche settimana fa ci siamo sentiti, ci siamo anche visti in realtà in un seminario dal vivo e mi avevi appunto raccontato di questo trade durato mesi che hai fatto su un titolo italiano, che adesso sveleremo anche che titolo è. E poi mi hai mandato una mail dove mi hai addirittura mandato il tuo estratto conto, mi hai mandato gli eseguiti, mi hai mandato tutto e così poi riparlando insieme ci è venuta l'idea di dire: bene, è stato un bellissimo trade, perché non spiegarlo a tutta la community che fa parte un po' di questo approccio, no, al trading, che è un po' il nostro di Air Forex, che noi chiamiamo price action naked, price action, però che poi ognuno crea un po', no, il suo vestito, come cerchiamo di dire, e poi chi persevera e continua nel tempo può veramente far diventare questa attività un'attività seriamente buona e un vero e proprio attivo, potremmo dire, no? Quindi non un passivo, come purtroppo è per molti, ma un attivo. E quindi ci è venuta la voglia di fare questo video, quindi in questo video noi andremo a condividere, no? Anzi, Piercarlo vi condividerà questo trade, ovviamente ci sono anch'io qui, quindi lo vedremo un po' insieme. Vi spiegherà esattamente tutto quello che ha fatto su questo titolo. Addirittura abbiamo gli eseguiti, quindi vi faremo vedere proprio tutto per filo e per segno, per darvi un input, uno spunto anche di riflessione, no? Se state operando sul mercato magari in maniera meno professionale di quella che invece ormai Piercarlo ha da, penso, almeno un paio d'anni, no? Pier, ormai da Sì, un po'. esatto, sono un paio d'anni che ormai lavoro in un ambiente più professionale, facendo dei trade di breve o di lungo che possono comunque in qualche modo avere dei risultati interessanti per quanto riguarda la mia equity. E in questo caso qua, questo trade è stato un po' una verifica, una prova, perché nel 2024 vorrei veramente partire affinché questo diventa un lavoro, cioè il trading come lavoro, come spesso diciamo nei nostri incontri, nei nostri corsi. Per cui ho provato a superare delle difficoltà, ho provato a superare anche quelle che potrebbero essere le emotività per vedere se veramente lavorando con delle size importanti posso portare a termine sia in positivo che soprattutto in negativo un'operazione che ho ritenuto fatta secondo una pianificazione buona, con una tecnica certa e consolidata, e vedere se alla fine quello che io avevo previsto si poteva realizzare. Pier, ti fermo, andiamo sul trade, così andiamo diretti, no? Vai. Dai, allora prendo qua e facciamo questa condivisione, dovreste vedere tutti, eccolo qua, molto bene. Noi vediamo la tua slide, Sì, ho Pier. voluto fare una presentazione così, molto schematica, in modo da riassumere in breve i concetti che ho voluto mantenere. Come dicevo prima, i motivi per cui ho fatto questo trade, un po' di prova, sono sostanzialmente tre. Provare il trading come azienda, quindi provare a valutare operazioni con size importanti, con size che possano rispecchiare un pochettino quello che potrebbe essere una sostenibilità di rendita. Nello stesso modo, provare anche a vedere se uno stop un po' elevato può influire in modo negativamente sulla mia emotività, anche e soprattutto in base un pochettino al percorso che ho fatto col mindset, che penso che debba in questo momento restituire dei risultati. Sì, perché apro parentesi, scusami Pier se ti interrompo, noi in Airforex, per chi non lo sapesse, vede questo video, ormai dal 2017 affrontiamo ogni anno dei percorsi, addirittura dal vivo, oltre che magari degli webinar di approfondimento, delle situazioni che facciamo anche online nel tempo, ma soprattutto di questi appuntamenti che facciamo dal vivo, che sono proprio dei weekend, sabato e domenica, dove
il mio collaboratore Antonio Izzi, che ormai insomma fa parte di Arforex veramente da qualche anno, anche lui mio ex corsista, che ha sempre approfondito queste tematiche, sviluppa insieme a tutti i corsisti che vogliono farle parte. E Pier, bisogna dire che su questo non è mai mancato praticamente una volta, forse è uno degli unici che è venuto sempre da Torino fino a Bologna, perché noi questi corsi li facciamo a Bologna, è sempre venuto e in effetti non solo la parte tecnica lui ha sviluppato, ma ha sviluppato tutta una serie di concetti che poi mette in pratica, che sono relativi più all'approccio mentale, comportamentale della finanza e del fare trading. E questo, per questo trade e tanti altri trade che lui farà e anche che ha fatto, perché me l'ha già mandato un altro in realtà, però intanto oggi vediamo questo, gli stanno dando sicuramente dei grandi risultati. Scusami, però volevo fare questo. Ecco, la parte tecnica, ovviamente ho imparato con la Prex Session a utilizzare delle tecniche che considero assolutamente positive, per me considero assolutamente utili e vestono nella mia professionalità di trading, e ho deciso di utilizzarle e di utilizzare solo quelle ormai da anni. Quindi le ho messe in pratica con semplici regole, regole semplici ed efficaci, appunto come dicevo, in base alla mia esperienza, e implementato un pochettino con i miei schemi, perché comunque sono riuscito un pochettino a personalizzarmelo. Quello che piace a me, quello che riesco meglio, quello che mi dà ancora più soddisfazione, quindi vuol dire avere la base della Prex Session e implementarla in quello che io riesco a fare un pochettino di meglio, un po' agire fuori dagli schemi, no? Come dice in quel video di Denzel Washington. E questa cosa mi piace molto. Infine il mindset, che a questo punto era ora di attivare le conoscenze e le esperienze del mio percorso in termini di consapevolezza, e credere e sostenere le nostre scelte. Qui ho potuto cogliere anche delle opportunità, cercando gli obiettivi e pianificando gli step, esattamente quello che ho fatto, e l'ho fatto con naturalezza. Cioè, adesso che l'ho scritto è perché mi sono accorto di averlo fatto con estrema naturalezza e così, e automatismo. E quindi questo mi è piaciuto molto, perché è stata una prova che qualcosa sta funzionando. Bene. Andiamo avanti, Pier, andiamo avanti. Vai, vediamo questa operazione, che siamo tutti curiosi. Okay. Iniziamo a vedere come l'ho pianificato. Allora, intanto il titolo è Leonardo, Il titolo è Leonardo, che conoscete tutti, penso. Ok. Ho tenuto sotto controllo l'andamento addirittura dal 2021. Mi piaceva come titolo e ho voluto seguire, sempre per far fronte alle mie conoscenze della Prex Session, le rotture dei prezzi, dei daily, le tenute di linea e il suo sviluppo nel tempo. Ovviamente questo lo facevo su time frame alti, quindi mensili, settimanali. Certo. E ho notato una possibilità, poteva esserci un pochettino una possibilità di rottura che al momento non era ancora consolidata, ma ho voluto tenerla sotto mano, sotto controllo. E in questo punto allora possiamo andare nella slide successiva, okay, dove ho valutato che a un certo punto è stato rotto una tenuta di prezzi a 5,73 con una rottura a rialzo. Questa rottura era ormai consolidata, ma che dal mese di febbraio mostrava un segno di forza relativa. Non era ancora idoneo ad entrare al mercato, perché volevo avere le famose conferme, quelle che abbiamo imparato su time frame inferiori, certo, o sulla conferma di questi livelli. Quindi mi sono segnato i livelli importanti e ho continuato a seguire passo passo questo trend che mi piaceva sempre di più. Ho solo considerato che un eventuale ritracciamento poteva essere una conferma per iniziare a entrare. E così è stato, questa è l'idea. E una volta che si è verificata la situazione che vedremo subito dopo, ho creato sostanzialmente quattro punti pianificati. Questo è per rispondere alle mie esigenze di mindset. E qui no, intanto vedi la pianificazione, cosa che manca a molti trader,
il fatto di pianificare, noi lo diciamo sempre, lo dico da anni, anche già solo fare l'analisi settimanale, cioè andare a pianificare, quella è pianificazione, e tu in questo caso vedi, hai pianificato dei punti in questo caso per far sì che il trade possa essere il più razionale possibile. Questo è. Sì, e ho ottenuto sostanzialmente 4 punti importanti, e l'importante per me era mantenere questi punti, perché era un po' il mio test di dire: io metto 4 punti perché così ho deciso, questi dovranno essere rispettati anche a costo di andare a stop, cosa che poteva benissimo verificarsi. Il primo era l'ingresso al mercato, alla conferma e chiusura sopra i massimi precedenti, lo vedremo nel grafico che vi faccio vedere dopo. Rispetto dello stop, qui si parla di money management, alla quale faccio molto riferimento, soprattutto adesso che sta diventando un'attività. Per cui devo fare attenzione, perché a questo trade io avevo dato un peso dello 0,8% della mia equity, con un calcolo di circa 2.300 euro di stop. E ho voluto vedere se questi 2.300 euro veramente li potevo rispettare e li potevo sentire come pressione. E per fortuna non si è verificato, ma il mio obiettivo era quello di mantenerlo fino alla fine, se questo non fosse, se l'andamento del trade fosse venuto contro di me. Certo. Il raggiungimento di un take profit, perché a un certo punto non puoi perdere quello che hai guadagnato, era un valore non inferiore a un valore T7 che vediamo dopo. E attenzione, non vincolante, perché questo qui è importante, lo vedremo alla fine delle slide. Calcolato su un swing rialzista, nulla di che, quindi un calcolo di un Fibonacci, di un'estensione di Fibonacci, che però non è stato inserito a macchina, in modo che ho lasciato un po' un libero arbitrio per valori superiori a questo valore. Quindi sono portato a casa un rendimento di 1 a 2,37, che mi poteva andare bene per rispecchiare un po' la mia equity. Infine ho inserito un punto di break even qualora il prezzo chiudesse con una barra weekly sopra a 10,79, che corrispondeva semplicemente al valore T5 dello stesso Fibonacci di cui al punto prima. Fatto questo, possiamo andare a vedere sul grafico weekly e spiego brevemente quello che ho detto nella slide precedente. Si è verificata questa rottura qua, quella che io mi aspettavo. Puoi segnarla sul grafico con il mouse? Sì, lo sto... Eccola qua. Eccolo qua. No, scusa, eccolo qua. E sul wiki adesso si vedrà meglio nel grafico daily che vi faccio vedere dopo. E qui io sono entrato al mercato con quindi questo... Scusami Pier, che così capiamo tutti. Quello lì è stato il tuo primo acquisto con lo 0,80% dell'equity? Certo. Perfetto. Primo e unico acquisto. Questo trade non prevedeva degli incrementi, in quanto la quota era già comunque sostanziale, e su questo trade non ho previsto nessun incremento, ma è nato così, per cui non potevo farne. Mi piace essere rigoroso nelle scelte, perché questo è quello che ci servirà poi nel corso della mia professione. Certo. Avere dei punti fermi e rispettarli. Per cui questi qui li vediamo meglio nel grafico daily, in quanto vediamo proprio che alla rottura di questo valore io ho atteso la chiusura della barra, così come era nelle impostazioni, per entrare il giorno dopo, quando poi la barra è stata confermata, esattamente al prezzo di 8,65. Qui ho visualizzato il grafico con il rischio rendimento, in modo che graficamente sia più bello da vedere, e ho messo il mio take profit iniziale, che corrispondeva al valore T7 di questa estensione di Fibonacci di questo swing rialzista, che poi è stato riconfermato e rotto. Quindi ci sono tutte le tecniche, una tecnica molto semplice, di cui non ho trovato particolare difficoltà a ricercare qualcosa di complicato. Ma è bello, perché è proprio nella semplicità delle cose quello che vorrei passare anche ai compagni della community di cui faccio parte. E qui c'è stato un pochettino l'andamento del titolo. E il mio target era questo qua,
oppure lo stop, se non che al raggiungimento di questo valore qua di 10,84 mi sono messo break even con un valore 9, un valore che è calcolato finché io potessi prendermi le spese qualora fosse tornato indietro e non avesse avuto esito positivo. Non mi costava nulla, avrei portato a casa le spese e basta. Questo livello qua ovviamente è stato calcolato sul T5, che noi sappiamo che è una zona di ritracciamento. Che sarebbe, sarebbe il 261,8% della leg rialzista che aveva segnato il buon Pierre all'inizio. Ma che in effetti è stato sentito, perché qua, se vediamo bene, il prezzo ha iniziato a ritracciare per poi comunque rompere di nuovo. Per cui voleva dire che anche questa è stata un po' una conferma che la mia valutazione, la mia analisi era comunque tutto sommato precisa, perché qui tra l'altro vedo il T4, il 211,8 che ha fatto da supporto in più occasioni. In più occasioni, sì. Quindi anche questa è stata un'altra conferma che il mio insegnamento portava. Che poi è molto semplice, veramente. Ho preso delle considerazioni molto molto semplici, perché è il bello della nostra... Sai Pierre, tu dici semplice, però ovviamente tu, io adesso ridico una cosa che ho già detto, Pierre studia con me e con gli Forex da tanti anni, ovviamente negli ultimi anni ancora di più ha, secondo me, focalizzato meglio tutte le sue forze su questa tecnica, sul mindset corretto, insomma, quindi ha ancora di più, come dire, ha sacrificato del tempo, anche del denaro, insomma, per essere sempre presente ai corsi, per essere sempre presente in trading room la mattina. Cioè lui, potremmo dire, è uno di quegli, chiamiamoli studenti, corsisti nostri, un po' modello, e infatti ogni tanto è venuto anche qui su YouTube in video, proprio perché mi piace far vedere che non è solo Arduino, Antonio e pochi altri che, no? Anzi, come di Piercarlo, ce ne iniziano a essere altri. Voi, per esempio, in questo canale trovate anche Damiano adesso, che sta iniziando un percorso sul trading reale, che vi sta facendo vedere. C'è Piercarlo, ci sono altri trader, no? Ne potrei citare altri, c'è Davide, ce ne sono. È ovvio che Pier, con il percorso che ha fatto, potremmo dire che ormai, no, Pier, infatti lui, tu mi dici, sto vedendo per il prossimo anno di farla diventare proprio ancora di più, no, un'attività rispetto a quello che ho fatto in questi 2 anni e in questi 8 precedenti, 10 precedenti, ma in questi ultimi 2, 2 e mezzo, dove si sono visti proprio i risultati, no, un po' più toccandoli con mano, diciamo, li hai più toccati con mano. E quindi è quello che io volevo dire, che per noi, no, Pier, certe cose che tu dici sembrano magari così semplici, perché in effetti il nostro trading è semplice, però qui va di anni e di studio, di perseveranza, di focalizzazione su un metodo che poi ha fatto addirittura, vedi, diventare il tutto anche un pochino un vestito tuo, anche se qui rivedo molto le nostre strategie, quasi il più originale possibile, proprio qua vedo le classiche cose che noi facciamo. Quindi tanto ti dico già complimenti, perché l'avevo già visto il trade, ma adesso come lo stai spiegando meglio, devo dire che hai fatto un gran trade. Vai, puoi continuare, scusa il disturbo. Ecco, si vede bene il punto d'ingresso, quindi si vede bene come si è evoluto nel tempo, e questa evoluzione mi ha dato adito a pensare che poteva essere un trade profittevole. Ma l'importante è pensare che se non lo fosse stato, ero preparato, perché la mia pianificazione era assolutamente valida, consolidata. E adesso andiamo a vedere cosa è successo nella storia di questo trade, che vi dico che è iniziato il 18 gennaio del 2023 e si è chiuso il 2 novembre 2023, quindi è durato 288 giorni di 10 mesi più o meno. 10 mesi, esatto, sì. Ecco, la cosa bella su questo grafico è che in realtà è successa una cosa durante, una cosa positiva, che la vediamo qua. Questo qui è un grafico weekly, proprio prima del possibile take profit che si sarebbe verificato la settimana seguente, è successo un doppio minimo higher, che lo vediamo in queste due barre qua. Adesso chi, ovviamente, da chi conosce la nostra tecnica, è un segnale di
continuazione del trend in corso, in questo caso qua. E cosa ho fatto? Avevo l'opportunità, perché la mia pianificazione me lo permetteva, avevo l'opportunità di togliere il mio take profit, perché questo mi faceva pensare che il mio trend poteva andare ancora più su. Quindi abbiamo messo il Fibonacci su questa barra, su questa outside, per vedere che il mio trend poteva addirittura arrivare a 15,465 o anche di più, che è il valore T5. Allora ho optato a una modifica, che è una modifica che mi era permesso nel piano. Se vi ricordate, se vogliamo tornare un attimo indietro, possiamo vederlo. Aspettate, ecco qua. Perché nei miei punti che avevo previsto, il raggiungimento del take profit non inferiore al valore di 13,65, ma superiore, quindi non vincolante. Ecco che qui noi è stato bello, perché è bello un pochettino a volte uscire dagli schemi, no? Così come dice Denzel Washington, per ritornare un pochettino a quel video. E cogliere le opportunità, e in questo caso qui ho colto questa opportunità, perché effettivamente non potevamo non guardarla. E ritornando al nostro schema, il giorno dopo mi ha toccato proprio il mio take profit, ma l'operazione non è stata chiusa perché io non gliel'ho permesso. A questo punto ho voluto spingermi un po' più in là, cioè utilizzare le opportunità che mi ha dato, proprio in virtù anche un po' del mio percorso di mindset, in cui vengono sviluppati questi temi, credere in se stessi, non aver paura di sbagliare, andare oltre a volte, osare, cercare di fare qualcosa in più. E qui c'è stata la possibilità, ovviamente supportata da tutto quello che è la mia tecnica, da tutto quello del mio insegnamento, e ho lasciato andare, ovviamente. Avendo sì, perché ancora... tu qui, Pier, avevi avuto l'indicazione, l'informazione di price action da questo doppio minimo higher, che faceva anche breakout del livello precedente, del massimo a 12 euro circa, che vedo qua, e quindi questo, tu vedi, con le competenze tecniche e anche tutte le altre competenze che ci vogliono, sei riuscito a dire: beh, qui a questo punto non prendo profitto lì, perché questa cosa qui mi dice che solitamente si può sviluppare un ulteriore movimento e non avrebbe senso limitare il mio guadagno, e quindi hai spostato anche i tuoi limiti, anche emotivi se vogliamo, più in alto. Certo. E ma... sei dovuto stare dentro più tempo, perché ovviamente per guadagnare di più, Piercarlo è stato dentro 10 mesi, adesso vedremo, e ha fatto un gran gain, però alla fine, vedi, ha ripagato, perché c'è tutto un insieme di competenze tecniche, di competenze di mindset, competenze anche di money management, quindi tutto quanto, le 3M che noi diciamo. Però il file, la slide della pianificazione riassumeva e permetteva anche questo. Questo devo dire grazie ai piani settimanali che sono ormai abituato a sviluppare, in cui ti dicono o long o short o entrambe le direzioni, e non ti permette di fare altro. Questo mi ha insegnato molto nella rigidità di uno strumento, la rigidità di un ragionamento. Se tu ti imponi una pianificazione seria, ti imponi anche delle regole rigide che vuoi rispettare, perché poi alla fine portano dei risultati positivi. Alla fine siamo arrivati al 2 di novembre. A questo punto mi chiederete perché sono uscito il 2 di novembre. Semplicemente perché era cambiato il mese, perché ormai non avevo più vincoli, perché il mio vincolo era finito. Sono uscito al livello di 14,747, che lo vediamo qua, proprio alla fine dell'area verde. Sono uscito semplicemente perché il 2 di novembre era un mese nuovo, per cui mi piaceva pensare di avere uno stipendio di novembre. Quindi sembrerebbe un pochettino banale, ma in realtà non lo è, perché va a rispondere anche a delle esigenze di money management, in cui ogni mese si cerca di portare a casa dei risultati. Sì, perché noi, no, Piercarlo, spieghiamo anche che dobbiamo chiudere le posizioni anche per una questione amministrativa, mi piace dire, no? Sì.
Quindi non è solo un target grafico, ma è anche un target alla fine di quella che è la nostra impresa di trading, la nostra azienda di trading, come ci piace chiamarla. Questo è stato un target amministrativo, che combinazione, è una pura combinazione, ma non così tanto, vediamo che poi il titolo sta ripiegando a ribasso. Quindi è andata anche bene perché l'ho presa quasi un po' ai massimi, però questo non l'ho fatto per questo motivo, perché lì non c'erano neanche dei livelli, però c'era una possibilità che io potevo uscire da 13,165 in avanti, non avevo più vincoli perché avevo rispettato quelli che erano i miei piani. E in effetti lo vediamo qua nell'ultima slide, che abbiamo proprio qua l'eseguito del mio trade, che mi porta a 7.247 euro di profitto. In realtà ci sono poi dei costi dovuti alle commissioni, che in sintesi li ho riportati qua, anche per essere più comodi per la nostra per il nostro video. Praticamente Quindi Pier, scusami, qui tu hai investito all'inizio l'operazione, quindi hai fatto solo un eseguito, quindi hai speso anche pochissimo di commissioni, al 18 di gennaio, l'hai chiusa il 2 di novembre, hai investito 10.380 perché come da eseguiti che io ho, che adesso ve li farò anche vedere, non hai fatto tramite derivato, ma hai fatto direttamente con il cash, quindi hai comprato l'azione proprio, cioè sì. Cash. Hai fatto un profitto al netto già delle commissioni, quindi già netto di 7.000, poco di 7.000 euro. Profitto sì, al netto 7.137. Ecco, e hai profittato sui 10.380 circa il 70%, cioè quello è scritto 60,1, quindi sei stato proprio giustamente, hai matematicamente usato la percentuale, più o meno un 70%, sì. Stanno a mercato 288 giorni e portandoti tra l'altro un rapporto tra rischio, quello che tu hai rischiato inizialmente, il tuo rendimento, enorme, 1 a 3,19. Ecco, da qui l'ho messo, ma ci sono stati anche i dividendi a maggio, che sono stati di 120 euro, per cui potremmo addirittura raggiungere, sì, probabilmente è stato un errore così, che non ho considerato i dividendi. Che vanno a abbassarti molto le commissioni, forse te le vanno a annullare completamente. Sì, diciamo che quindi 7.250 euro ci sono tutti. Bello, bello. Ascolta, voglio far vedere, tanto per essere onesti con tutti, perché magari qualcuno crede, non crede, no? E adesso faccio vedere una cosa, ecco qua, questo qui è gli eseguiti che il buon Piercarlo con la sua banca ha fatto, qua vedete veramente tutti proprio i dati complessivi con anche le commissioni, tutto, cioè è tutto vero, questo trade è durato 10 mesi, che ha approfittato nel conto del buon Piercarlo, esattamente, ricordiamo, ecco, rimetto la tua 7.137 euro, anzi di più perché c'erano i dividendi, sono tutti reali. Addirittura Pier, ve lo dico qui, mi ha mandato, però questo non lo facciamo vedere, addirittura gli estratti del conto per dire guarda che è vero. Io ovviamente lo conosco e insomma mi fidavo anche senza avere questi dati, però per tutti voi avete visto queste operazioni che magari sembra un po', no, un qualcosa di impossibile, tenere tutto quel tempo, crederci così come ci ha creduto lui, addirittura a un certo punto spostare il take profit dopo che sei dentro da 7 mesi, insomma non è da tutti, quindi sinceramente Piercarlo, per come hai gestito questa operazione, complimenti. Vedete che il trading non è solo, anzi è molto come si gestisce. È vero che lui ha gestito anche, vedete, aveva tutti i suoi target, aveva le sue pianificazioni, aveva fatto le estensioni, ha confermato con quel doppio minimo higher, cioè aveva le competenze tecniche per poter fare determinati ragionamenti, ovviamente. Però è stato poi il modo di gestirla totalmente in sicurezza, no? In focus, con l'idea di fare bene, perché tutto era stato pianificato bene. E poi alla fine questo risultato di 7.000 euro è tutto questo, perché noi potevamo entrare tutti il 18 di gennaio, e poi magari c'è chi usciva dopo un'ora, c'è chi usciva dopo 3 giorni, chi usciva dopo 3 mesi e chi usciva dopo 10 mesi, come ha fatto Pier. E questo qui è il risultato di 10 mesi rischiando niente, perché stiamo parlando dello 0,80, quindi ha detto
2320 euro, certo, andandone a prendere 7000. Cioè, questo è un po', no, l'idea. Vorrei dire che è molto importante quello, cioè questo trade ha più importanza sul discorso del mindset, in questo caso qua, che mi ha permesso questi risultati, proprio perché c'è stato un'idea di fondo maturata in me stesso in questi anni, in cui credere in qualcosa, credere in un'operazione, credere in quello che faccio, non aver paura di sbagliare, vedere le opportunità e crearsi dei focus, che secondo me è la cosa più importante che ho visto e che ho imparato in questo percorso che sto ancora facendo. Quindi il fatto di pianificare e sapere che lì ci può andare, perché spesso quando noi pianifichiamo un'operazione di trading, poi ci accorgiamo che in realtà siamo soltanto noi che non l'abbiamo resa possibile. Perché se quella era pianificata bene, cosa che abbiamo uno strumento per poterlo fare, molto importante, e funziona, ci usciamo prima, cioè non la rendiamo possibile perché siamo noi che evitiamo che questo succeda. E con questo io ho voluto in prima parte per me stesso, ma lo voglio trasmettere agli amici e ai colleghi della community, che è possibile farlo. L'ho fatto con questo, l'ho fatto su altri trading, per cui vorrei veramente dire a voi tutti di non aver paura di agire, di andare avanti. Certo, bisogna studiare, bisogna fare molta pratica, appunto, per imparare queste cose, ma alla fine si riesce. E questo è una cosa importante che voglio trasmettere. Grande, grande Pier. Allora, io direi che possiamo concludere qua. Il trade mi è piaciuto molto. Ha spazio ai commenti, quindi se volete chiedere qualcosa a Pier, Pier ha anche altre cose che ha fatto, mi ha già mandato un altro trade, quindi ne possiamo parlare anche nel prossimo futuro, anche di un altro trade. Se vi piacciono questi video, ovviamente mettete un mi piace, insomma diteci, commentate, così magari qualche volta Pier, se gli farà piacere, potrà essere qua sul canale. E anche perché, Pier, te lo dico, quando si va a condividere, no, determinate cose che si fanno, te lo dico per esperienza, perché io le condivido da tanti anni, si va anche a migliorare proprio, perché spieghi delle cose e quindi spiegandole te le spieghi anche un po' a te stesso, non solo agli altri, quindi puoi migliorare. Va bene, allora io ringrazio... Ognuno insegna qualcuno, per cui è una cosa interessante. Sempre, ok. Grande Pier. Ascolta, allora noi ci vediamo sicuramente a un prossimo video, Pier, e poi con tutti invece gli utenti che fanno parte, che seguono questo canale, noi ci vediamo qui sul canale. Se siete dei platinati, siete di Forex, ci vediamo nelle varie trading room. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Un saluto a voi tutti, ciao.